Amici camminatori, buongiorno, ciao a tutti. Questa volta ci troviamo a San Benedetto in Alpe e siamo in zona Emilia-Romagna, tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, foreste casentinesi. Ci facciamo un bel giro trekking di circa 12 km alla scoperta delle cascate dell'Acqua Cheta, cascate famosissime perché nominate da Dante nella sua Divina Commedia. E ovviamente nella bellezza delle foreste casentinesi. Guardate dietro di me comunque il panorama delle colline e delle foreste, quindi ci addentriamo nelle foreste per andare a cercare cascate dell'Acqua Cheta. Quindi ci troviamo al parcheggio di San Benedetto in Alpe e da qui parte il percorso proprio laterale al parcheggio per le cascate. Andiamo con questo giro, 12 km, ci teniamo in forma e godiamo delle foreste casentinesi. A dopo! Praticamente il giro comincia in questo modo, quindi subito prendendo la strada laterale al parcheggio ci ritroviamo già su questo scorcio, e quindi se si comincia così vuol dire che questo giro ci presenterà delle sorprese molto interessanti e belle. Abbiamo la presenza con noi questa volta, che non vedevamo negli ultimi giri, quindi andiamo a vedere cosa ispirò Dante, e pensare che su questi luoghi ci sia passato il sommo per me è già da brivido. Andiamo. E dopo qualche metro ci ritroviamo, guardate, bello, proprio sul fiume, e praticamente seguendo questo dovremmo arrivare alle cascate. Io non lo vedo tanto alto, sicché ho paura anche che non ci siano le cascate, però noi proseguiamo e vediamo che succede. Guardate che meraviglia. Abbiamo intrapreso il sentiero natura, quindi quando entrate nella viuzza accanto al parcheggio si intraprende il sentiero natura, che per ora è questo sentiero molto percorribile. La nostra presenza ha appena fatto un incontro con un biscione, credo, non so che era, ma era un serpente parecchio grosso. Ci siamo caccati sotto, però abbiamo saltato l'ostacolo, che se n'è andato per cazzi suoi, e per fortuna nulla di che. Quindi ci troviamo un'altra spiegazione per osservare la valle, ora la guardiamo. Ponticello, e finché seguiamo il fiume ci stiamo dentro. Secondo me non ci sono le cascate, però continuiamo a costeggiare il fiume, che ci regala questi scorci meravigliosi, belli. Come vedete la strada è molto semplice, per ora è abbastanza agevole, anche se c'è un po' di fango. Guardate qui che bello, guardate qui che bello. Ma che bello, ma che bello. Guardate qui, guardate qui merita una diretta. E come vedete per ora la strada è molto piacevole, qualche salitina, però costeggia il fiume e la strada, come vedete, è parecchio agevole. Addentrata nel bosco, profumi stupendi, tanta vegetazione, e anche accompagnati da tanti suoni di uccelli che accompagnano la camminata. Molto bello, guardate qui, guardate qui che bello,
quindi la direzione giusta, qua cheta, andiamo. Bello, guardatevi, molto molto bello. E poi ci fermiamo ancora su uno scorcio di cascatelle di Rivoli, su questo ponticello molto caratteristico, bello bello. Ecco qua, siamo giunti a questa costruzione rupestre, Ca del Rospo. Strada facendo siamo arrivati a Ca del Rospo, che noi guardiamo all'interno. Oh, guarda, questo è un piccolo piccolo rifugio. Vediamo che bello. È il bivacco tipo quello che ti raccontavo, però molto piccolo. Con un camino, quindi se uno vuole, vedi, una pentola, qualche candela, una griglia. E se uno viene in tarda serata, si viene a bivaccare e volendo, con due sacchi a pelo, si chiude, si mette anche a dormire con i lupi fuori. Sarebbe da fare, sarebbe da fare. Lo stiamo dicendo da 6 anni. Sì, molto bene. E qui si spiega ancora le varie cose del lago, in questo caso la vita nel torrente ci spiega un po' di cose. Bello. Questo piccolo rifugio. E lì all'albero. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ma non so se si vede. Eccolo. Vedete? Ragazzi, una seconda biscia. Io non so che cazzo è. Se è una biscia, una serpe. Cioè, è una serpe. Non so che roba è. Si è fermata. Sì, infatti, mo me ne vado. No, ma tanto va per la sua strada, avanti, esatto. Che torna. È entrata dentro l'albero. È entrata nell'albero. Minchia, c'è la cosa anche questa. No. La nostra presenza si sta caccando sotto per la seconda volta. No. È la seconda bis. Perché le vedo io? Tu sei avanti, ti ho detto vado avanti io. Hai detto no. Io non c'ho. Ah, è avanti io, non l'ho visto. Ah, sei tornato indietro. Eh sì, perché mi ha fatto cagare sotto a me. Vai, scusa, vai. Ti ho detto all'improvviso. La prossima volta te la lascio. Ragazzi, ci vediamo alla prossima biscia. Ciao, ciao. E dopo la serpe, cominciamo un po' di salita su questa strada molto caratteristica. Guarda, stai attenti. Perché ora dovremmo salire per arrivare verso le cascate dell'Acqua Cheta, anche se è un po' in salita, però ecco la presenza che fa gli scherzi. Attenzione alle serpi, però la strada è agevole, vedete, con i gradini, la pietra, con delle buone scarpe da trekking si sale. Guardate, bellissima radice. La scusa della radice per riposarmi. Guardate che bello. Non sarà che ha piovuto perché sono uscite fuori ste serpi maledette, serpacce. Comincia. E poi arriviamo, fa anche quasi paura arrivare fin qui sotto, perché guardate queste radici di quest'albero sospeso, guardate che meraviglia. Sembra quasi debba, non lo dire due volte, cascare da un momento all'altro. E io sto riprendendo, starei facendo un video. La presenza mi voleva fotografare. Siamo all'incirca a 4 km, quindi ci dovremmo essere a 5 km e mezzo, dovremmo trovare qualcosa. Ora lì vedo un'altra costruzione rupestre, guardate che bello. Guardate che meraviglia. Vedo un'altra costruzione che forse è un altro rifugio. Vediamo, andiamo a vedere in diretta, prima di tagliare questo pezzo di video, andiamo a vedere dove ci troviamo.
Guardate che bello. Dai, figo. Guardate, guardate qui sotto. Che meraviglia. Poi. Dove siamo? Molino dei Romiti. Molino dei Romiti. Quindi ci siamo quasi, perché da queste parti poi so che c'era. Che bellezza. E proseguiamo lungo il ruscello. Siamo a due passi, siamo credo vicini. Io non voglio fare il melagramo di un melagramo, ma continuo a pensare che le cascate siano asciutte da quello che vedo sul letto del fiume. Se tanto mi dà tanto, la vedo dura. Però la nostra presenza è sempre positiva e quindi ci sta che abbia ragione lei. Ora vi spiego perché questo toto cascata, perché questa è la seconda volta che faccio questo giro. È la prima volta, malgrado ho azzardato la bellezza di 27 chilometri, guardate che bello, 27 chilometri di cammino, ma in pieno agosto le cascate erano completamente asciutte. E quindi a sto giro, essendo giugno, ci si aspetta qualcosa, ma come vedete un po' di acqua c'è, ma lo vedo parecchio secco. Quindi se troviamo, troviamo il rivolo. E qui, come vedete, si prosegue. Cascata dell'Acqua Cheta, eccola qui. Sentiero delle Foreste Sacre. Andiamo. Guardate, è carina. Carino questo sentiero. Che ci sta praticamente portando alle cascate. Ma ora mi taccio, perché voglio farvi sentire il rumore dell'acqua. C'è un tornante. Ecco lì. Indicazioni. Qui devo spegnere perché sulla pietra ho poco grip. Sentire il 407, quello che indicano tutti i percorsi. No. Bello. Percorso emozionante, davvero, perché è bello farlo, non è difficile, ma è bello, cioè è dinamico. Giornata perfetta, non fa caldissimo, è una giornata stupenda, sto venticello, e cominciamo a sentire, vedi, eccola. Allora c'è, l'acqua c'è, signori, la prima cascata l'abbiamo trovata. Ora andiamo a vedere, questa è la cascata di Lele. Lavante, no, Lavante. Ora dopo ve lo dico preciso, L'abbiamo trovata, ce n'è poca, però c'è, rispetto all'altra volta che non c'era neanche un filo d'acqua. Guardate che bellezza. Questa è la cascata dell'Avane, o Lavane, sinceramente non so come si dice. Ed è la prima cascata che incrociamo, che incontriamo sul nostro percorso. Ed è quella che stavamo trovando, cercando, detta anche cascata dell'Acqua Cheta, come potete vedere, 693 metri sul livello del mare. Diciamo che ci è andata una via di mezzo, non è bellissima come quando è a pieno carico, però comunque anche un rivolo dà il suo effetto. E proseguendo raggiungiamo
l'albero del fiume. Guarda che bellezza, guarda che bello. Che aspetta che qui devo andarci cauto. Ecco, guardate che bellezza, guardate che bellezza, guardate che bellezza. Che meraviglia. Che meraviglia. Amici camminatori, che dire, i primi 5 chilometri ne sono valsi la pena, ne sono valsi la pena perché un po' d'acqua l'abbiamo trovata e le cascate dell'acqua cheta le abbiamo trovate e le stiamo ammirando in tutta la sua bellezza. Siamo alle cascate dell'acqua cheta, foreste casentinesi tra l'Appennino romagnolo e la Toscana. Meraviglia! Meraviglia. I girini. Poi, dopo la salita, che dalla cascata chiaramente siamo saliti, ci ritroviamo di fronte a questo cancello. La domanda è: che cos'è che è appeso al cancello? Soprattutto perché che cos'è? Secondo te presenza? Noi lo bypassiamo ovviamente. Però non capisco quello. È un masso per tenere il cancello chiuso. Ah, giustamente, che pigia sul cancello che se io lo tolgo si apre. Ci sta. Molto interessante. Però perché il cancello? Chi scappa? Sarà il cancello che delimita l'area della foresta. Il cancello. Andiamo a vedere il cartello, vai. Allora, io credo che dobbiamo andare da su. Infatti, questo qui è il coso che delimita le foreste casentinesi, preso proprietà Briganzone, Romiti, Banatur. E sarà un limite. Sarà un limite. E poi di punto in bianco dalla foresta esci in uno slargo del genere, dove le colline ti sovrastano. Guardate che bello, e incroci altri viadanti come noi. Buongiorno. Buongiorno. Noi seguiamo il sentiero rosso e proseguiamo. Che meraviglia. Ora se non andiamo errato, da qui ci dovremmo trovare, diciamo, dalla parte superiore della cascata. Ora io mi avvicino piano perché le vertigini a me non mi aiutano di certo. Ho sempre questa sensazione non piacevole, però guardate dove ci affacciamo. Thank you.
vai tu, eh? Io me ne sto bene alla larga. Non ce la faccio, una cosa non riesco a superare questo. E mi fa senso anche se ti avvicini te. Ma questa non è la cascata, no, infatti. Questo è un punto panoramico. Questa è una mano. Ehi, vieni qui te. Stai ferma. Io mi giro di spalle perché mi fai paura. Vabbè, non fa la scema. No. Che meraviglia. E continuando, dovremmo trovarci qui sopra la cascata. Esatto. Ah no, questo. Sì, questo è l'inizio, che poi non l'abbiamo vista da lì. È proprio un rivolo, però l'abbiamo visto. Si scende. No, si scende di là, scendiamo di là. E scendendo ci troviamo proprio alla base. Alla base della cascata, che come vedete è secca anche questo giro. Però l'altra volta non c'era manco questo, quindi bello vedere almeno questo giro, dai. E poi da lì, vedi, scende e poi si butta in là. Noi eravamo di giù prima e siamo saliti. Guardate che bello. Attenzione, riprendiamo il cammino verso San Benedetto in Alpe. Ora dobbiamo riscollinare, per cui ora c'è tanto fango oggi. La salita a sto giro di ritorno comincia ad essere un po' pesa e qui troviamo un altro rifugio che andiamo a vedere di cosa si tratta. Aiuto! Ah no, è diroccato. Quindi diciamo che la lunghezza del percorso è un po' maggiore, in quanto avevo preventivato 11 km, ma se siamo a 7 ore e appena fatto il giro di boa verso San Benedetto, qui siamo al sodaccio, rudere, dobbiamo fare altrettanti altri 7, per cui arriveremo a fare circa all'incirca 15 km. Presenza, come sta? Guardate, bella sta viuzza. Insomma, bene riconoscere questo tipo di pianta, ma guardate che bella cosa. Questa, vedi quando dico i percorsi che danno emozioni, che passi dal bosco con delle radici e piante mastodontiche a questa viuzza con tutte queste piante, veramente sembrano danzare al vento. Guardate che bello, davvero un percorso emozionante, dinamico, vivo, oserei dire. Occhio. Hop. Amici camminatori, qualcosa è andato storto come al solito, perché non sono 11 km, avevo previsto male. Siamo a 8 km. Abbiamo fatto il giro di boa da poco, ma ci manca ancora parecchio per arrivare a San Benedetto di nuovo. Quindi
schiacciata crudo toscano e pecorino fresco. Guardate dove stiamo bivaccando, con un panorama del genere meraviglioso. E dopodiché riprendiamo il cammino prima di meritarci l'agognata birra classica a fine percorso. Quindi buon appetito e a tra poco. Finito il bivacco, ci ha dato un po' di energia, c'è la presenza che batte le mani per far scappare le varie salamandre e serpenti vari che oggi ne abbiamo incontrati a bizzeffe. Quindi diciamo che quel panino ci ha dato un po' di energia. Io avevo detto che secondo me si scollinava e avevo ragione. Mi sa che un'altra salita ci sta. Quindi praticamente ora stiamo ritornando verso San Benedetto dall'altra parte del versante. Quindi, come vi dicevo prima, c'è stato un errore di calcolo, sicuramente non sono 11 km ma siamo a 9 km ora, per cui credo che finiremo intorno ai 15 km. Prato Andreaccio si chiama. Eccoci qua, stiamo continuando la nostra inversione di marcia. Guardate bello su questo momento, con questo sentiero, con queste scale, però col fango un po' scivoloso, ma molto carino, ve lo volevo far vedere. Attenzione, eccolo qui. Date bello, questo lo facciamo insieme, dai. Se non scatapicollo, eccolo lì. Aspetta, spengo, va meglio. Riprendiamolo cercando di non cascare come prima. E ora tutta la salita ci siamo fatti prima, ora ci massacriamo sulle ginocchia, però è molto affascinante la cosa. Cioè, io non so se è più difficile la salita o la discesa. In questo caso tutto ginocchia. Allarghi le gambe, però la allargo, è 2 centimetri la strada. Che allargo? Allargo la pinga. Eccoci qui. Forse le scalette sono finite. Ora si va di sentierino. Mamma il ginocchio, guardate che bello. Il problema è che è fangoso. Ci siamo? Percorso dalle mille sorprese. Credevamo di scendere, ma si risale. Però devo spegnere, si scivola, a dopo. Abbiamo passato il dirupo, cioè stretto, stretto, stretto. Mamma, ti voglio bene. Stiamo ancora proseguendo, siamo a 12 km circa, stiamo ancora proseguendo il rientro, ci siamo quasi, penso manchi
poco, 3-4 km credo, per risbucare a San Donato, no, com'è? San Benedetto in alto. Diciamo che la discesa è stata un pochettino più impegnativa, questo lo scriverò nei dati della camminata, perché soprattutto col fango la strada, ora la vedete così, ma prima ho dovuto spegnere perché la strada è molto stretta con il burrone al lato, per cui con il fango si scivola parecchio e diventa zinzino pericoloso, quindi bisogna stare molto molto attenti a vedere se il giorno prima ha piovuto o nei giorni precedenti ha piovuto, perché il fango, diciamo, all'andata non ha creato problemi, in salita pochi problemi, ma ovviamente in discesa nell'anello di ritorno ha creato parecchi problemi, parecchi, insomma, bisogna stare attenti, ecco. Quindi diciamo che lo posso classificare medio facile questo percorso, ci mettiamo il medio solo perché se capitate qui in periodi autunnali o primaverili che ha piovuto, bisogna stare attenti al fango, perché poi non c'è solo il fango, capite? C'è il fango sulla pietra e si scivola parecchio, però assolutamente un giro che merita perché è variegato, veramente sentieri di diverso tipo, si va dal bosco, la cascata, il fiume, i serpenti, ci siamo fatti mancare nulla, panorami mozzafiato e la fauna ovviamente che sentite, che ci accompagna in tutto il percorso, molto molto bello, quindi consiglio. Proseguiamo e poi ci risentiamo, ci rivediamo al momento in cui saremo sbucati di nuovo a San Benedetto. E con questo ramo che sembra il Porcellino di Firenze, guardate, come sentite risentiamo voci umane e soprattutto risentiamo il fiume, quindi questo significa, signori amici camminatori, che il nostro anello è quasi terminato. Infatti ci siamo quasi, non avevo registrato niente prima, la nostra presenza c'è? Ci sei? Sì. Sentiamo, come sentite, di nuovo il rumore del fiume e questo significa che il nostro anello è quasi terminato dopo circa 13-14 km, dopo ve lo dico con precisione. Bellissima camminata, trekking medio facile, salve, e molto 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 bello. Allora il cavo e il caricatore, può piacere. Ed eccoci qua ragazzi, siamo risbucati laddove abbiamo lasciato la macchina e ora lo sapete che lì c'è un bar e mi aspetta la Peroni ghiacciata, ce la siamo meritata tutta. E qui finisce l'anello, vedi, macchina abbiamo lasciata lì, 15 km e siamo risbucati a San Benedetto. Eureka! Queste sono le soddisfazioni dei cammini. Finito. Grandissimi. Amici camminatori, la sospirata birra ghiacciata dopo 15 km ce la siamo meritata. La presenza va di Coca-Cola, è stato veramente un percorso molto bello, medio, facile, quindi ve lo consiglio. Le cascate dell'Acqua Cheta, laddove Dante venne a scrivere i suoi versi, alcuni versi della Divina Commedia.
San Benedetto in Alpe, quindi siamo al confine tra Emilia e Toscana. Subito dopo il video, come al solito, vi lascio il QR code per seguire passo passo, e qui è il caso perché non è facile, anche se è tutto segnato dalle indicazioni CAI. Lo potete seguire, vi scaricate Wikiloc e lo seguite passo passo in totale sicurezza. E nulla, è stato molto bello, alla prossima avventura, al prossimo trekking, aria, serenità e soprattutto orizzonti. Ragazzi, come si dice, alla salute, salute a tutti e saluti a tutti.